Io non intendo ripetere quello che ho scritto nel contributo per il volume che sarà pubblicato. I don't want to repeat what I already addressed in the contribution for the proceedings of this conference. Dirò altre cose. Due considerazioni preliminari. But I will make other things. I will address other questions with two preliminary considerations. Il concetto di sicurezza umana è un concetto altamente equivoco. The concept of human security is a notion a little bit very unclear. Sicurezza fisica, sicurezza politica, sicurezza militare, sicurezza esistenziale. Existential security, political security, physical security, military security. La seconda considerazione, gli ultimi 20 anni sono stati quelli che hanno visto maggiormente compromessa la sicurezza umana. The second consideration, the last 20 years have been the years that have compromised mostly the human security of other periods of our history. Allora, se posso dare un contributo aggiuntivo a questo incontro. If I should give a further contribution to this event. Dobbiamo tentare una risposta a questa domanda, perché? We have to try to give a response to the question, why? La risposta, secondo me, è l'uso e l'abuso che si è fatto del concetto di democrazia e dell'idea dei diritti fondamentali della persona umana. The response stands on the question of the use and the abuse of the use of the democracy over the concept of human security and human rights. Può sembrare paradossale proporre questa risposta, però è una constatazione che attraverso la pretesa di esportare la democrazia si sono provocati conflitti sanguinosi. It may seem paradoxical, but by the means of the pretension to establish or to export democracy and human rights, ha provocato conflitti. It has provoked bloody conflicts around the world. La democrazia non è il petrolio, non si esporta. Democracy is not oil, it couldn't be exported. Ogni Stato si organizza politicamente secondo la propria cultura, la propria tradizione, la propria storia, la propria volontà. Any state is democratically organized as according to its culture, his history, his culture. Culture and history, yeah. La sua storia. And history. Dal punto di vista del diritto internazionale, non importa come lo Stato politicamente è organizzato. According to international law, general international law, it doesn't matter how the internal organization of the states. Al diritto internazionale interessa soltanto la condotta dello Stato. To the international law concerns the behavior of the states in the international relations. L'uso e il pretesto che si usa fare dei diritti fondamentali della persona. The use of the human rights as a pretext. Per violare l'indipendenza politica e la integrità territoriale degli Stati. To violate the political integrity and sovereignty of the states. La storia degli ultimi 20 anni ci danno conferma di questo. And the history of the last 20 years confirm this my opinion. Io non sono venuto qui a parlare contro i diritti fondamentali della persona. I didn't come here to talk against the human rights, fundamental human rights. Sono venuto qua a richiamare, se mi permettete, la vostra attenzione sul pretesto dei diritti fondamentali della persona umana. I just wanted to underline, to address the pretext of the use of the human rights as un pretesto del quale potete trovare conferma anche riflettendo
sulle zone geografiche dove si rivolge l'interesse della difesa dei diritti fondamentali della persona. The same areas of the world involved of the concerning or involved with the question of the respect for human rights, geographically talking, is the right answer to my question. In aree geografiche economicamente non interessanti pare che non c'è nessun problema di diritti umani. In not interesting geographical areas, economically not interesting, economic not important, it seems not to be concerned about the human rights. Dove non c'è petrolio pare che i diritti umani vengono rispettati. Where there is no oil, it seems to be that human rights are always respected and guaranteed. Dove non ci sono interessi strategici economici, where there is no economic and strategic interest, pare che i diritti umani vengano rispettati. Seems the human rights are fully respected. Ma quando viceversa ci sono interessi economici o geostrategici, allora c'è un problema di diritti umani. While on the other side, when there is an interest of geostrategic interest, human rights surely concern. Mi pare che anche la Repubblica Serba abbia subito l'uso pretestuoso dei diritti umani. I think also that the Republic of Serbia have suffered the instrumental use of the human rights. Come anche tanti altri stati. As other states of the world. L'ultimo caso, gli ultimi due casi emblematici sono la Libia e l'Ucraina. The last emblematic cases are Ukraine and Libya. In Libia non si rispettavano i diritti fondamentali della persona. In Libya fundamental human rights were not respected. Hanno impiegato 42 anni per accorgersene. They noticed this after 42 years. In Ucraina si pone anche lì un problema di diritti fondamentali, di integrità territoriale dello Stato, di indipendenza politica. In Ukraine also there is a problem of political integrity of the states, of the di indipendenza politica. Political independence and però non si dice che in Ucraina è stato organizzato un volgare colpo di Stato. But nobody says that in Ukraine there was a coup d'état. Da parte delle democrazie occidentali. Organized by the occidental democracies. E cominciando dagli Stati Uniti d'America. Starting from the United States. Allora vedete, il messaggio che io vi vorrei lasciare è il seguente. So the message I want to address is the following. Celebrare le esigenze della sicurezza umana in una conferenza così importante. To celebrate the exigencies of the human security in a very important conference as this one. Esaltare i diritti fondamentali della persona umana. To emphasize the human rights of the fundamental human rights. Pretendere che la democrazia sia solo un modello. To pretend that democracy is only a mod, only one model. Dell'organizzazione politica interna. Is the only model of the internal organization of the state. Diventa mistificante. Becomes mystifying. Con tutta la vostra buona fede. With all the anche nonostante tutta la buona fede di chiunque. Even in good faith of everybody. Siamo tutti in buona fede. We are all in good faith. E parliamo di queste cose, parliamo della teoria generale della sicurezza umana. And we talk about these things, about the general theory of human security. Abbiamo delle interessantissime slides, si dice. We have very interesting slides today. E sono discorsi molto interessanti. And surely these are a very interesting speeching. Ma perché non cominciamo a dire la verità per garantire la sicurezza umana? But why don't we try to tell the truth in order to guarantee the human security? E denunciare la politica di aggressione degli Stati Uniti d'America e di altri stati occidentali. And to condemn the aggressive the policy of aggression of the United States and then its allies. E da altri stati.
and other states. Purtroppo pure il mio paese, anche l'Italia. Unfortunately, even my country, Italy. Però noi siamo stati più bravi degli altri in Italia, perché noi siamo sempre più bravi. But sometimes we are better than our allies. Perché con la Libia. Because with Libya. Non solo abbiamo partecipato ad un'aggressione. In Libya we not only participated in an aggression war. Ma il mio paese è stato capace di fare la guerra contro se stesso. But my country was able to make a war to itself. E non è cosa da poco, è una cosa molto difficile riuscire a fare la guerra contro se stessi. And believe me, it's a very difficult thing to make a war to yourself. Ecco, io non vorrei aggiungere altro perché qua c'è il presidente che poi mi dice che i 10 minuti sono finiti. Però dall'alto della mia età. I don't want to abuse with my time, but from my experience and my age. Riflettiamoci. I invite you just to reflect about la cosa più rivoluzionaria che esista. The most revolutionary thing that ever exists. È dire la verità. Is to tell the truth. Vi ringrazio molto. Thank you very much.